Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Un Po' di Tutto. Ecco qua il nostro Dead or Alive Extreme 5, che sarà è sicuramente il futuro dei picchiaduro, soprattutto per la sua rinomata trama e le descrizioni sui personaggi. Come vedete la modalità avventura e basta, sono bloccati, io non faccio online perché non so cosa giocare in pratica, ho fatto uno scontro, infatti proviamo uno scontro, vi faccio vedere subito. Partita in singolo, in coppia non c'è misterelle, quindi faccio in singolo. Giocatore 1. E infatti vedete che la maggior parte di tutti i personaggi è bloccata. Tipo, osservate, devi acquistare. Cioè, scusa, è in prova. Io dico, boh, il primo che mi capita. Ecco qua. Sicuro, osservate la serietà. Aspetta, osservate la serietà dei costumi. Soprattutto... Dov'è? Ecco, no, ho sbagliato la serietà dei costumi, cioè ti fa capire subito che tipo di picchiaduro è, va bene? Sarcasmo a parte, madonna, tutti bloccati qua, casuale. Passo laterale, ok. Questa che mi ispira mi sembra un po' abbastanza scarsa, beh, non tanto, ma vabbè, opzioni, sono contro un bot, quindi andiamo avanti, vediamo subito com'è. Casuale ovviamente. Ecco, visto? La descrizione c'è. Sicuramente si basa sul gameplay e non sui personaggi, decisamente, Però sto pestando. Cos'è altro che Mortal Kombat? Qua si fanno le vere combo. Cosa minchia ho fatto? No, veramente cosa ho fatto? Non ci sono i montanti, quindi Mister L non potrà fare nulla. Ho vinto un round totalmente premendo da ste a caso. Un po' come Mister L all'inizio di Mortal Kombat. Però se le danno, Neanche un cenno di sangue. Vabbè. Avranno tipo l'imbottitura. L'imbottitura. Avete capito perché no? Sono un pezzo di... Dai. Mi ha fatto... Ah, la madonna. Mi sta dando anche lei, però, E adesso come... Ah, i montanti! Ok, adesso basta, No. Voleva! Guarda che faccia. Ho vinto. Giapponesi. 1-0. Modifica personale. Vabbè, dai, proviamone un altro così capite perfettamente di cosa sto parlando. E io non so. Aspetta, questo qua si è disponibile? Ah, sì. Casuale, ovviamente. E poi proverei... No, aspetta, torniamo indietro. Ora però proviamo qualcos'altro, tipo... Cioè, guardate, niente. Ora potete anche chiudere il video, perché non c'è più quello che serve. E questo... E il vecchio, ho detto anche, il genio delle tartarughe qua. Mi sono già dimenticato il nome, come si chiamava? Va bene. Perché un costume da Babbo Natale? Perché un costume... Ma perché ho messo casuale? Ma adesso... Vabbè, non è mai stato serio, ma adesso è ancora meno serio, vabbè. Ricordate, come si vince qui premendo tasti a caso? Comunque, belle le ambientazioni, anche se... Mi ricorda un Tekken, però, con più... comincia con F e finisce con Iga. Avete capito, no? Ah, però, il vecchio pesta, proprio come il genio delle tartarughe. Vinto. Uno. Il secondo, invece... Oh, la presa... Ah, è una presa la X. Non chiedetemi come faccio a vincerle tutte, perché io sinceramente non lo so. Gen Fu fa veramente schifo. O meglio, è veramente Babbo Natale adesso con il costume e tutto, perché la barba c'è. Vediamo un po'. Allora, questo ha già rotto le palle. Io direi, chi è che non ha usato... Aiate, no, perché voi non siete qui per vedere maschioni arrapati, ma siete per vedere qualcos'altro se avete cliccato sul video di Dead or Alive. Ovviamente casuale. Però, allora, 1, 2, no, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, ok. Allora, proprio giusti, 6 giusti per fare 3 combattimenti, spero che non venga fuori Babbo Natale, perché sennò veramente prendo il joystick e lo lancio sulla TV. Talmente forte che mi rimbalza contro. Ah, ok, vabbè, dai, nessuno dei due può definire. Beh, neanche male. L'ambientazione bene. I costumi, se non si basassero troppo su
i personaggi. E cosa ho fatto, scusa? Oh, l'ho fatto volare giù. Guarda i pinguini che si assistono, tipo capi ultras. Ah no, sono spariti i pinguini perché si sono rotti dopo un po' anche loro. Perché un conto se lo giochi, un conto se lo guardi. Oh, oh. Ihi, 90 secondi. Cioè, guardate il tempo, 90 secondi. Ma come si può parare anche? Ah, e sì, andavo avanti. Aspetta, un cartone. Non è stato proprio un cartone. Cosa? Non so. Io, guarda. Spermo L2 fa una provocazione, mi sembra. Vabbè, fa niente. Perché ho fatto una trottola? Vabbè. E KO di nuovo. Ho vinto. Inquadratura proprio. Complimenti per l'inquadratura. Giapponesi. Principiante. Modifica personaggio. Proverei. Chi è che non ho mai provato? Questa qua non l'ho provata, o sì? No? Questa? Oh, io ho l'Alzheimer, non mi ricordo più cosa ho scelto. Veramente. Vabbè, provo questo qua che non ho mai provato. E contro Alpha 152. Ma che è sta roba qua? Una specie di, come dire, tipo Terminator 2, il T-1000. Basta Babbo Natale, perché questa qua non l'ho mai fatta contro. E facciamolo adesso. Ovviamente casuale. Spero di non trovarmi di nuovo i pinguini capi ultras che fanno il tifo muto da dietro. Teletrasporto. Perché ho una katana sulle spalle. Ah, con quadrato si para. Non sono abituato a sti coma. Allora, con cerchio li tiro un cartone, però ripetuto. Sì, un cartone con i piedi, Ecco qua. Con X faccio una presa. Bella presa. Calcio rotante alla Chuck Norris. Sono stato un po' cattivo qua, lo ammetto. Cercherò di essere o meno. Scherzavo. Ma questo qua che fa sembrare tutte le mosse cattive, strafighe. In realtà premi due pulsanti. Ok, devo andarci più serio perché devo smetterla. Salto, come si salta? Come si salta? Come si salta? Non lo so. Calcio. Questo qua è mezzo. È il Chuck Norris asiatico. Ah no, era Bruce Lee, Chuck Norris asiatico. Scusa, Bruce Lee. E qua è Bruce Lee 2. È Luce Brie, ecco. Nessuno può affrontarmi. Prima ti sono passato sopra con la miti trebbia. E dopo per consumare. Dimmi te. Basta così, non c'è nient'altro da. Modifica personaggio. E vabbè, esco. Vi ho fatto vedere tutto in pratica. Cosa volete di più? Anzi, proviamo un po' di online. Non riesco a trovare gente online. È da mezz'ora che aspetto. Mi dispiace, che cavolo. Volevo vedere se c'era tipo Mortal Kombat che c'erano, spammavano una mossa in continuazione, oppure se c'era gente come me che premeva tasti a caso. Cioè, mi dispiace, volevo farvelo vedere l'online, ma non sono riuscito, purtroppo. Comunque ditemi se volete che mi scontro con Mr. L su Dead or Alive, Dead or Alive Extreme 5, ma fatelo in fretta perché non so per quanto tempo ce l'ho ancora gratis su PlayStation Plus, quindi se volete farlo sbrigatevi, ok? Comunque ci vediamo ai prossimi video di qualsiasi gioco sarà, perché neanche io posso prevedere che giochi porterò. E ciao a tutti, ai prossimi episodi.